La Iena Operaia da Reggio Emilia. Camminando magari. Sì, sì, sì. Non so dove dobbiamo andare, ma dobbiamo andare da qualche parte. Sei tu la candidata? Sì, sì. A me. Ti ho visto su qualche manifesto prima. Beh, lo sono. Ci sei? Come stai? No. Agitatissimo. Sono cattivi come chissà. No, ma sta benissimo. Allora, la Iena Operaia da Correggio, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Ascolti, volevamo farle alcune domande. Com'è andato secondo lei il voto del Movimento 5 Stelle? Ah no, io non mi metto a fare analisi del voto, parliamo del futuro, perché sennò facciamo come quei parrucconi che stanno da 2 settimane in TV a spiegarsi perché è andata così o come non è andata. Come vedete voi in TV non ci state vedendo in questi giorni, non abbiamo nessun interesse a parlare. Non abbiamo nessun interesse a parlare dei risultati. Come vi collocherete in Europa? C'è un tanto un gran parlare ultimamente, Farage, non Farage, il perché, il per come. Lei cosa ne pensa? Ma noi ci collochiamo con noi stessi, non stiamo facendo nessuna alleanza di governo. L'unica cosa è che dobbiamo fare un gruppo parlamentare per contare qualcosa all'interno del Parlamento europeo, se no è inutile che andiamo lì, andiamo 17 parlamentari in vacanza e nient'altro. Quindi per noi Farage è uno degli interlocutori, ci ha chiamato per primo, se ci saranno altre occasioni le valuteremo, ma è chiaro che la partita si chiude in 10 giorni e quindi chi prima riesce a muoversi meglio è. A livello nazionale, vicepresidente, come stiamo andando? Perché mi pare che comunque ci sia praticamente un discredito verso il movimento sempre di continuo. E vabbè, questo è uno stile anche delle altre forze politiche. Vedremo un po' se riusciranno a rispettarci di più dopo che abbiamo affermato che il movimento esiste veramente. Sì, di qua, che il movimento esiste. Grazie. La ringrazio molto. Ciao. Allora.